intanto un ringraziamento, perché va bene lanciare idee, poi le idee vanno costruite, quindi importante sicuramente anche quello. Solo due piccole considerazioni. Spesso si dice che piccolo è bello, però nulla vieta di dire che tante piccole realtà possono comunque stare insieme. Un po' quello che diceva anche stamattina la Presidente Tesei nel dire abbiamo rinnovato lo stand, abbiamo fatto in modo che l'Umbria avesse una veste diversa e magari che ci fosse comunque un'enoteca regionale dove anche le cantine che sono esterne al padiglione possano incontrarsi e chissà mai poi magari tornare tutti insieme. Alla base del progetto, dell'idea di Orvieto che si è allargata al Trasimeno c'è proprio questo, e anche del connubio fra i 500 anni della morte del Perugino e del Signorelli, che non è semplicemente avvenuta nello stesso anno, sono due figure che hanno viaggiato insieme, hanno collaborato, hanno lavorato insieme, a riprova che un conto è dire che il Trasimeno, una parte del Lazio, la Toscana, sono territori marginali, un conto è dire che è un'area di confine che nel passato ha avuto tantissimo insieme, ha condiviso tantissimo e può tornare a farlo in futuro. Questo è il senso di aver voluto indicare verso il 2023, c'è un protocollo d'intesa che ha unito i comuni di Cortona, che ha dato i natali al Signorelli, il comune di Cittadella Pieve che ha dato i natali al Perugino, ma anche Orvieto, dove ci sono nella cappella di San Brizio degli importantissimi affreschi del Signorelli, e allo stesso tempo il comune di Toglio, c'è lo Spagna che è il primo degli allievi del Perugino, proprio a dire come mettendosi insieme senza rinunciare alla propria identità, più realtà magari non grandi possono anche in occasione di eventi come questi far riscoprire il territorio, l'arte, ma anche i prodotti, anche perché è questo che fa la differenza, che è la nostra essenza e fa la differenza rispetto a tanti altri paesi. Con tutto il rispetto, magari ci saranno altri paesi in Europa, altre nazioni nel mondo che hanno bei panorami, che hanno sicuramente un bel mare, dei bei monti, ma la storia, i monumenti, i prodotti enogastronomici che ci contraddistinguono, quelli ce l'abbiamo solo noi, quella è un'unicità irripetibile. Metterla a sistema non fa perdere nulla a nessuno, fa guadagnare qualcosa a ciascuno, e questo è il progetto che contiamo di portare avanti in quella che è un po' l'Italia di mezzo, una realtà spesso schiacciata nella visione italiana del sud e del nord, ma che racchiude 13 milioni di abitanti, regioni importanti, località turistiche e produttive importanti, quindi anche da manifestazioni come queste, anche dalla possibilità di presentarle in un contesto quale Infinitaly, c'è sicuramente la possibilità di guardare insieme al futuro. Grazie.